quell'ora quieta del pomeriggio, se c'è, lei sta sulla verandina sotto la vite, con le mani in grembo e gli occhi socchiusi. Ma stasera non si vede. Macario se entra in casa, attraversa affannato la cucina e la stanza interna e la trova raggomitolata a terra in un angolo del poggiolo sul retro, che fissa qualcosa. E allora vede il punto di fuoco che danza lontano e capisce che lei già sa che quel fuoco laggiù segna la fine. Brucia il monastero, sonore che brucia, le dice a bassa voce. Cosa succederà adesso? Cosa faranno gli armeni? È un segno gravissimo, sai, perché per loro è uno dei luoghi più sacri, è stato fondato da Santo Gregorio ed era già stato devastato 20 anni fa. Cosa pensano di trovarci ancora? Io non ero ancora qui, ma allora tutti i monaci sono stati uccisi e adesso ci restavano solo l'abate e altri 2 anziani, sospira Eleni. Entrambi non dicono però quello che stanno veramente pensando. È la fine della vita tranquilla, delle sere assaporate con un sorso di olio e una ciotola di semi. L'apocalisse della guerra lontana che insanguina l'Europa si sta avvicinando, i russi avanzano, i turchi indietreggiano, ma sono determinati a fare piazza pulita. E poi ci sono le voci riguardo agli armeni, non è facile ignorarle, se anche i mercanti del bazar cominciano a non far loro più credito. La cerchia di montagne che li circonda improvvisamente non sembra più la meravigliosa muraglia naturale retta dalla divinità, a protezione della fertile pianura con i suoi lenti fiumi, le nebbie fluttuanti e gli alberi giganteschi. E il grande padre al di là dei monti, l'Ararat, sempre ammantato di neve come guardiano invisibile, ma il bordo di una rete gigantesca che tiene imprigionati tutti gli abitanti della valle. Una diffidenza nuova si scava nelle loro anime, mentre siedono fianco a fianco contemplando l'incendio lontano. Ed ecco, le loro mani si cercano. Macarius si schiarisce la voce e dice: portami da bere un sorso di occhi, Eleni. Brindiamo alla vita. E poi mangiamo qualcosa e cominciamo a preparare i bagagli in silenzio. Dice Eleni: ma sei matto? Vuoi che ce ne andiamo? Ma nessuno ci ha minacciati finora. E Macarius dice: appunto, perché aspettare come agnelli pronti per il sacrificio che arrivi il coltello? Scappare bisogna prima di essere travolti dal destino degli armeni. Per loro qui non ci sarà misericordia. Allora anche lei vede le nuvole tingersi di rosso, ode grida lontane, stridii di uccelli di malaugurio, rabbrividisce. Poi guarda la sua casetta, il prato davanti, il platano maestoso con la piccola fonte, l'orto fiorente, le sue insalatine, le melanzane viole, le zucchine che quest'anno sono cresciute spropositatamente, e l'ordinata fila di gerani alle finestre, di zinnie coloratissime che sono il suo orgoglio di giardiniera paesana, e sospira.